Ciao, sono Virna. Vi presento oggi un nuovo progetto da realizzare con il bellissimo filato che ha il degradé perfetto, Lolita di Filati Tre Sere. Oggi ho scelto questa tonalità per realizzare insieme uno sciarpone moda. Che cosa ci servirà per realizzare questo bellissimo sciarpone degradé? Ci serviranno due cake di filato Lolita e un uncinetto numero 6 o 6 e mezzo a seconda della vostra manualità. Ma vediamo ora come si procede. Per iniziare andiamo a creare la nostra asolina scorsoia e andiamo a fare una catenella di 53 punti. Aggiungiamo ancora un punto e facciamo 54. Perché? Perché ne avremo una, due, tre che saranno la prima maglia di partenza, perché andremo a lavorare a maglie alte. Andiamo a fare un'ulteriore catenella, che è quella che distanzia una maglia alta dall'altra. Ci spostiamo di una e andiamo a caricare il nostro uncinetto e a puntare nella seconda catenella che ci si presenta, in modo da avere questa asolina. Facciamo una catenella, saltiamo una maglia di base, carichiamo e andiamo a fare la nostra seconda maglia alta. Procediamo così fino a fine giro. Il mio primo giro terminerà chiaramente con un'ultima maglia alta. Vado a fare 3 catenelle per girarmi e fare il giro successivo. A questo punto cosa voglio fare? Voglio creare una sorta di reticolato con le mie maglie sfalsate. Vedete, non sono esattamente in fila. Quindi che cosa faccio? Avrò fatto le mie 3 così, vado a fare una catenella e poi vado a puntare nella maglia quella in mezzo, quindi quella che nel giro precedente era la catenella. Non punto nella maglia completamente, ma sempre nella parte retrostante del mio punto, così, e vado a fare la prima. Poi faccio di nuovo una catenella e vado a fare la mia seconda, sempre puntando nella parte retrostante della catenella del giro precedente. Catenella, e vado di nuovo a puntare così. Procedo così fino a fine giro. Anche il secondo giro chiaramente terminerà con una maglia alta a bordo. Facciamo di nuovo una catenella e andiamo a fare il nostro terzo giro. In questo caso procediamo proprio in questo modo, quindi andiamo a fare semplicemente, perché se noi qui continuiamo a fare una catenella, una maglia, andiamo ad aumentare. Quindi la prima andremo a farla vicina, quindi carichiamo, puntiamo sempre nella parte retrostante e facciamo una prima maglia, in modo da fare accavallare praticamente a metà delle due maglie precedenti. Poi catenella, carichiamo e di nuovo andiamo a puntare così. Procediamo chiaramente anche qui fino a fine giro. Andremo a fare questo lavoro, l'abbiamo fatto adesso per una, noi l'abbiamo fatto, siamo al terzo giro, quindi una, due, tre volte. Lo dovremo fare ancora per altre 3 volte, quindi 1, 2, 3, per poi arrivare alla lavorazione del punto incrociato. Fatti i miei 6 giri, in questo caso io ne ho fatti soltanto 3, ma per velocizzare e farvi vedere come si realizza il giro dell'incrocio. Allora, andiamo a fare in questo caso non più 3, ma 4 catenelle. Quindi lavoriamo come se avessimo una maglia altissima. E andiamo a caricare sul nostro uncinetto 2 volte il filo, come per fare la maglia altissima. Dopodiché andiamo a puntare nella prima maglia che ci si presenta. Quindi andiamo qui vicino a questo punto qua. Vado, lavoro, ma faccio solo mezza maglia,
ricarico, mi sposto di un punto, quindi lascio un punto vuoto, vado nel punto successivo, vado a lavorare così, resto quindi con 4 sul mio uncinetto. Cosa faccio? Vado a chiuderle pian piano, così. Arrivata qui, ho creato la prima parte del mio incrocio, faccio una catenella, vado a caricare il mio uncinetto per fare una maglia alta, punto l'uncinetto passando in questa e questa maglia, così, e vado a fare la mia seconda maglia alta e ho creato il mio primo incrocio. Rifacciamolo insieme. Andiamo a caricare due volte l'uncinetto, puntiamo nella maglia che incontriamo, andiamo chiaramente a lavorare una prima volta e resto con 3 sull'uncinetto, carico, mi sposto in questo caso saltandone uno, quindi mi sposto nel secondo, vado a fare completamente la maglia, quindi un primo passaggio, un secondo, un terzo e la chiudo, faccio una catenella perché devo chiaramente andare a simulare lo spazio che ho sotto, carico, vado a puntare qui e faccio l'altro mio pezzo di incrocio e così ho un altro incrocio e proseguo così sempre nello stesso modo fino alla fine del mio giro. Come procederò con la realizzazione della mia sciarpona? Allora, abbiamo detto 6 giri come vi ho spiegato poco fa, poi intervallati da un giro con questo punto incrociato e poi di nuovo 1 2 3 4 5 6 giri con le maglie alte alternate in questo modo in modo da fare una rete e di nuovo il nostro giro con il punto incrociato. Proseguiamo così fino ad esaurire il nostro primo gomitolo, la nostra prima cake di Lolita, arrivando fino al colore chiarissimo. Una volta terminata la prima cake di filato Lolita, andremo ad attaccarci con il secondo gomitolo di filato Lolita, la seconda cake, partendo in questo caso dalla parte centrale perché dovremmo andare ad attaccarci con il chiaro e proseguiremo sempre con la stessa sequenza. Guardate che bella che è la sfumatura. Sempre con la stessa sequenza fino ad arrivare al lato opposto della nostra sciarpona, terminando la nostra seconda cake. Una volta terminata la nostra seconda cake, che chiaramente dovrà terminare con 6 giri di maglie alte alternate, quindi con il retino, perché così siamo uguali da un lato e dall'altro, dovremmo a questo punto procedere con la realizzazione delle nostre frange per ultimare la nostra sciarpona. Per realizzare le frange dovremmo andare a tagliare 5 fili per ogni frangia lunghe 1 metro. Ci serviranno lunghe 1 metro per poter arrivare a una lunghezza di frange di 40-45 centimetri una volta che le avremo annodate. Quindi tagliamo i nostri 5 fili, tagliato uno chiaramente, poi tagliamo gli altri in pari. Così a 5. Una volta arrivati a 5, in questo caso ne dovremmo tagliare per ogni lato 1, 2, 3, 4, 5, 6 gruppi da 5. Andiamo a doppiarli così con l'uncinetto. Io adesso ve lo faccio vedere sfalsato. Andremo ad aiutarci e infilarli in quello che è uno dei fori della nostra sciarpona e a fare il passaggio così. A questo punto li abbiamo agganciati, qui lo vedete girato da un lato, qui lo vedete girato dall'altro,
è semplicemente il lato dove viene messo il nostro gruppo di frange. Una volta che li ho inseriti tutti a una distanza pari a 1, 2, 3, 4, 5, quindi ogni 5 ne andate a inserire una, andrò a dividere semplicemente le mie frange, quindi abbiamo detto sono 5 fili, quindi 4, 5 e 4, 5, mi sposto un po' se no non lo vedete, e con la sequenza dell'altro filo andrò a unirmi così e a fare un nodo. Quindi un nodo in questo modo, girando così e annodando semplicemente. Lo farò per una e due volte. Avrò così ottenuto le mie frangione bellissime che completeranno la mia sciarpona morbida morbida nel bellissimo degradé Lolita. A questo punto la nostra sciarpona è pronta per essere indossata o regalata. Al prossimo tutorial!